cappello, un cappello. Diatevene un cappello, sono gratis. Offerti dalla Fondazione Capecce Santo Venere. Un cappello? Beh, mi sembrano più adatti per il mare, ma visto che sono gratis, approfittiamo. Grazie. Prego, un cappello, signori. Ma che non c'ha fa? Lei che bello in maniera, un mio buono manga gratis. Rimogliatura, eccolo qua. Il cappello per voi, signori. Quest'altro? Aspetta, ma quando andato. Signorina, un bel cappello anche a voi. Provatevelo, come sta? Ah, è piccolo. Provate quest'altro, che vabbè, questo sono gratis, signori. Bravo, in offerta speciale, grazie tante. Tenete, tenete. È gratis, offerta dalla Fondazione Capece Santo Venere. Voglio, A chi è dato gratis? Questo è piccolo. Tenete, tenete, sono gratis, offerta dalla Fondazione Capece Santo Venere, non vi costano una lira, è gratis. E perché? È un atto di generosità e basta. Non è esatto, questo è un dono del barone Egidio Capece Santo Venere. Veramente? Perché? Lei deve sapere che il cervello, grazie al calore, ha un maggiore afflusso di sangue. E quindi di ossigenazione, a tutto vantaggio dell'intelligenza e dell'equilibrio, e specialmente della memoria. Ma che memoria e memoria, nata bella novità. Ma va fa culo, ma sono 20 anni che tengo sto rinale in capo e non mi ricordo manco cazzo, a memoria. Ma mi pare semplice, perché la devi parlando complicata? Che ci vuole a capire che siamo nella stessa classe? Fai la quarta. Sì. E la quarta volta che faccio la terza. Allora si sceglie. Andiamo a capirla, è gratis. Non me lo posso mettere, tengo le trecce. Vediamo. No, no, questo è piccolo. Forse questo. Un attimo, scusate. Vediamo. Ecco. No, 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 no. Forse bello. Chi si sta a pannire? Sì, sì. Benissimo, perfetto. Fermo, fermo, facciamo una bella foto. Ne è proprio il caso. Ecco, fermo, così. Magnifico, sembri Gigi il Bullo. Una di profilo, ecco, bravo. Che faccia intelligente, che espressione. Grazie, ora puoi andare. Eh sì, vattene, va. Ma come si chiama questo ragazzo? Chi è? È Pierino Carletti. È la quarta volta che ripete la terza C. No fenomeno, dottore. E chi sto passa nel 2000 si piglia la licenza elementare. Buonanotte, dottore. Buonasera. Chi è il portiere qui? Come chi è? Non si vede che sono io il portiere? Io sono Katia Ricciarelli e sono venuta per cantare alla televisione. Oh, inumidirsi le labbra? Per favore, può ripetere? Sono Katia Ricciarelli. Guardate, di Katia Ricciarelli già ne abbiamo 3. Dove vogliamo arrivare? Al massimo ci potrebbe servire una Tebaldi. Io sono Katia Ricciarelli e sono venuta per cantare alla televisione. Come volete. Incredibile, meraviglioso. Una scatola cranica perfetta, la copia esatta della tua. Oh, eccezionale. Vieni, 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 che ti faccio vedere. Vedrai, vedrai la perfezione. Dove la chiave? La chiave. Non si apre. Ma cosa fai? Vuoi aprire il mobile col mezzo toscano? Oddio, mi sarò fumato la chiave, troppo lavoro, non ci sto più con la testa. Carnevale, 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 carnevale. Professore, sto qua e... Carnevale, vado a prendermi la pratica del barone in cassaforte. Subito, professore. Vada. Perché la pratica mia non è qua? No, la tua pratica la teniamo in giardino, in cassaforte. In giardino? Si capisce. In cassaforte? Sì, 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 vieni, vieni, vieni con me che ti faccio vedere, vieni. Segui, segui e ti faccio conoscere il mio assistente e vedere le nostre innovazioni. Eccolo lì, lo vedi? Purtroppo. È quello? Sì, quello. Ma sta scassando quell'auto. È la cassaforte. È sempre così pieno di delicatezza, il tuo assistente. Zitto! Vedi, noi nella nostra clinica abbiamo adottato il metodo dell'autogestione. Il personale, in realtà, è costituito da degenti.
Allora è un pazzo. Non pazzo! No, 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 un nevrastenico. E che differenza fa? Fa, perché, vedi, è un po' difficile spiegarlo. Un pazzo può anche credere che 2 più 2 fa 5, mentre il nevrastenico lo sa che 2 più 2 fa 4, però gli dà fastidio. Ma, dove sei? Dove sei? Cerca la tua pratica. L'ha trovata. Ho trovato la pratica, professor Sedere. Federe, carnevale, federe con la F. F come fulo. Benissimo, professor, fumo con la F. Bene, se tu riuscissi a portarmi il soggetto della fotografia, noi potremmo intervenire anche subito. Ma tu mi assicuri che la tua tecnica è perfetta? Tecnica? Arte, amico mio, arte, vedi? Arte. Dopo 20 anni di studi e di esperimenti. Ti trovo molto bene. Mi sono innamorato. Oh mio Dio, spero proprio che si tratti di una persona del nostro ambiente. No, mamma. Spero che non si tratti dell'istitutrice. No, mamma. Ho capito, deve essere la nuova segretaria dello zio. No, mamma, è l'idraulico. Ah, no, l'idraulico no, fa un mestiere che non mi piace. Vieni, vieni, vieni che ti farò vedere qualcosa di eccezionale. Guarda, osserva. Un cervello di gorilla perfettamente conservato e vivente. Amico mio, oggi il trapianto dell'encefalo è una realtà. Quindi, secondo te, io dovrei... Amico mio, parliamoci chiaro. Biologicamente tu sei una catastrofe, un disastro. Ti mancano le gambe, un braccio, 12 vertebre, 15 metri di intestino, un occhio. E ti resta di buono, anzi di eccezionale, solo un cervello. 2,8 kg di encefalo. E lo vogliamo buttare via? Quando, grazie alla scienza, possiamo benissimo trapiantarlo in un altro organismo umano, sano, giovane e forte. Tu dici? Portami un corpo sano e noi faremo mens sana in corpore sano. Andiamo avanti con la lezione e niente spiritosaggini. Dico a te, Carletti, monellaccio. Dunque, vediamo se qualcuno di voi sa dirmi quali sono le cosiddette vertebre sacrali. Tu ti chiami Serenella Retto, vero? Sì, e allora? Ce l'hai presente il buco del... Ma allora sei scemo! Carletti, le risposte dalle a me, se non ti dispiace. E visto che sei tanto bravo, dimmi... Dov'è il cieco? E che ne so, sta tutte le domeniche davanti alla chiesa. Carletti, non fare lo spiritoso, altrimenti ti sbatto fuori dell'aula. L'intestino cieco, e tu lo hai capito benissimo. Quello dell'appendicite. L'appendice, casomai. Beh, dipende. Come dipende? Se si tratta di un uomo o una donna, no? Ma che cosa dici? Che differenza fa? Fa, signorina maestra. Vede, se una donna entrando da sinistra e se un uomo entrando da destra. Carletti, è proprio un pallino il tuo. Avanti. Buongiorno. Buongiorno, signor Presidente. Buongiorno, signor Preside. Comodi, comodi. Salve. Salve. Sedetevi, ragazzi. Grazie. E come andiamo oggi? Mica male. Bene, ho una grande notizia da darvi. Questo è un grande giorno per la nostra scuola. E in particolare per voi della terza C. Né possiamo dimenticare la pregevole opera della nostra insostituibile e amata professoressa, alla quale va tutta la nostra incondizionata ammirazione e la nostra stima, in tutti i sensi. Oh, signor Preside, lei è troppo buono. Per me lui invece fa schifo. È lei che è troppo buona. Ma allora chi sta, è proprio scemo. Vi annuncio che a spese della Fondazione Santo Venere l'intera classe partirà in vacanza premio per le isole Eolie. Io come ci vado a Lipari?
io tengo servizio. E perché io non tengo servizio? E vabbè, tu tieni quelle di notte, io tengo quelle di giorno. Faremo base a Lipari e faremo delle puntate sulle altre isole del Basso Tirreno. Vulcano, Stromboli, Panarea, Alicudi e Filicudi. L'intera classe verrà ricevuta dall'esimio professor Federe, primario della clinica privata La Casa dell'Agitato. Serenè, ha sentito cosa ha detto il preside? Ah, ha detto che saremo ricevuti dal professor Federe alla Casa dell'Agitato dove stanno i pazzi, e beh? Finalmente la volta buona per fare la pazzia! Io e te! Ma allora si scema! Il quale ha ritenuto il vostro lavoro molto positivo. Mi fa piacere. Sono soprattutto buona. Cara, carissima professoressa Tarantini, uniamoci al gaudio comune. Cara, sì, uniamoci, cara Serenella. Mi chiami pure Domenica. Domenica? Senz'altro. A che ora? Ma no, Domenica è il mio nome di battesimo. Ah sì, capisco. Ma io la chiamo lo stesso. È un pezzo che sogno. Che sogno di chiamarla. Ah sì? Già. Vorrebbe chiamarmi Migliacco. Uniamoci, Migliacco. Nonno! 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 Andiamo a mangiare, nonno! Nonno, pronto, che parla? Sono io, nonno! Tuo nipote! Ah, ho capito! Mio nipote! Nonno! A mangiare! Papà, vieni, vieni a mangiare! Vengo, vengo! In questa casa non si può nemmeno leggere il giornale in pace. Io a Napoli non ci resto più. A Genova me ne vado dall'altra figlia. Dico bene, Pierino? Nonno, e chi ne so, se non lo sai tu? Non è mica tanto facile decidersi. Vedi, io ho due figlie. Una mi vuole a Genova, l'altra mi vuole a Napoli. Le capisco. E come ci fa? Devi saperlo tu. Ognuna con sé mi vorrebbe. E' qui che ti confondi, nonno. E no, per la miseria. Sì, è vero che una ti vuole a Napoli e l'altra ti vuole a Genova, ma è quella di Genova che ti vuole a Napoli. E quella di Napoli che ti vuole a Genova. Mi spiego? Minchia, che casino! Dai, no, su, andiamo! Andiamo a mangiare! Su! Coraggio, piano, ecco, piano. Dai, nonno, fatti un'altra birra! Ammoccamo! Anzi, se vuoi ti porto il barilotto a tavola. Già stai in piedi per combinazione, sa come finisci. Che schifo! Sì, che schifo, levici pila. Papà, ma dove stanno i carpazzi? Ma che ne so, è Tomasia che mette tutto a posto, domanda a lei. A proposito, ce l'hai portata la pipì del bambino in farmacia? Ma quale pipì? Ma sì, la piscia, quella che t'ho lasciato... Quella del bambino che t'ho lasciato sul tavolo lì in cucina per farla analizzare. Senti, io la mattina vado a faticare. Non mi posso mettere a fare la fila per la piscia del bambino. State tranquilli, stamattina ce l'ho portata io. Bravo, Pierino, se non ci fossi tu... Ma già, bisognerebbe inventarselo. Sicuro la posso bere. Ma certo, nonno, bevi, vai tranquillo. Proviamo. Che schifezza. Ha un sapore strano. Non la riconosci, nonno, è la tua bionda. Leccati i baffi. Ma non mi convince. Che dici, nonno? Ti ci metto un po' di senape nel bollito dopo. No, se mi ci spalmate un po' di merda, per oggi sto a posto. E beviamo, e bevi, va. Beviamo. Così ti fai la bocca dolce. Capitano, signorina. Eccovi qui i nostri fortunati studenti. Prego, venite pure avanti. Ecco, ammucchiatevi qui i bagagli. Sentite che arietta? Lasciamoli qui, così li vengono a ritirare e li portano in albergo. E andiamo a prendere il nostro bravo Fulmino che intanto ci porterà in gita sull'isola.
Sarà comunque tutto molto istruttivo, ma vi divertirete anche, sì. Ecco, prego, accomodatevi. Calma, calma, c'è posto per tutti. Carletti, da questa parte. Prego. Prego, ecco, signor preside. Prego. Professoressa! Serenella accanto a me. Vedi da casa, bravo. Attenzione, signor preside. Allora come va, signor barone? Magnificamente. È pronto a prendere il posto di comando? Sempre. Le do una sistematina. Sì. Ecco. Occhialoni. Sì. Ecco qui. Ecco, ecco, benissimo. Si accomodi. Le do una spintarella. Faccia, faccia pure, non si preoccupi. Serenella, e quando si arriva? Partenza! Un po' di silenzio, per favore. Il conducente Egidio Capece Santovenere vi dà il benvenuto a bordo. Carletto! È stata un'interferenza, Serenella. Sono... sono le ore... Ecco, ecco, aspetta, eccolo. 8:59 antimeridiane. Ora dell'Europa centrale. Partiremo fra 16 secondi. Bravo! Bravo! Arriveremo a Lipari fra 5 minuti. A Lipari 5 minuti? Ma è matto. No, signore, è un asso. Lei ha la rara fortuna di viaggiare con un vero asso del volante. Il mio barone è conosciuto meglio con il nome di Formula 1. Formula 1? È un idolo degli appassionati delle gare d'auto. Poppea! State tranquilli! Siamo in mano a un mago del volante. Ma allora... non doveva guidare questo pulmino, doveva andare a Monza. Ci è andato, signore, ci è andato. Il 12 maggio. Il 12 maggio 1971. Il giorno della strage, ma... appunto. Allora è Egidio Capece Santovenere. Appunto, Egidio. Da quel giorno ribattezzato Eccidio. 128 spettatori persero la vita. Un primato ineguagliabile. E lui, il mio barone, nel rogo perse due gambe, un braccio, 12 metri di intestino, la milza, 5 vertebre, il cuoio capelluto, l'occhio sinistro ed 8 diotrie dell'occhio destro. 8, ha detto 8 diotrie. Praticamente ce n'ha soltanto 2. Come dire che è cieco. Sì, ma il mio barone al volante vede meglio di me e di lei. Attraverso tutta la sua strumentazione di bordo, egli riesce a percepire qualsiasi segnale e ad evitare qualsiasi cosa gli ingombri la strada. Lei ha presente i pipistrelli? Come quegli elementi, è dotato di un radar naturale, in grado di avvertire il minimo ostacolo, anche se per lui è come se ci fosse sempre una nebbia impenetrabile. Ecco, ad esempio, lui non vede questo paesaggio di sogno, ma lo sente, lo indovina e ne gode. Ne trae piaceri immensi, giunge anche all'orgasmo, alla sensazione di volare, e la comunica ai fortunati che viaggiano con lui. Meno male che adesso si è calmato, se non bel volo non ce lo levava nessuno. Quel barone con me, è passata voglio fare corso. Siamo vicini alla meta! Ragazzi, a mamma mia! Sì, sì, ristoriamoci, ci voleva. Approfittiamo di questa
lei purizza. La purezza non ci scommetterei, con questo non è meglio. Oh, pare che ci siamo finalmente, sorella. Ah, finalmente siete arrivati. Si mangia, bene. Dite un po', levateci la curiosità, ma perché a questo bel posto hanno dato il nome ai due froci? Non lo sa, c'ha già domandato a mia moglie. Asca! Asca! Camai. Casem. Beh, intanto vi accompagno a tavola, così mangiate qualcosa. Andiamo a mangiare, vedi? Meno a male. Serenella, vieni con me, vieni. Ti sto dicendo, porti? Abbandoniamoci. Uffa, che sei scemo. Serenella, vieni, su forza. Ma che vuoi fare, dove mi porti? Vieni, che questa è la volta giusta. Ah, allora sei scemo. Dici sempre che sono uno qualunque, che non so offrirti niente fuori dell'ordinario. Allora che vuoi fare, dimmi. Vieni, che questa volta ti faccio provare qualcosa fuori del comune. Finalmente si è deciso, vieni. Andiamo. Che cosa hai fatto preparare per il menù? Orecchiette alla barise, pollo alla diavola con patatine, formaggi, frutta e dessert. Questo viziaccio, maledetto. Il nostro uomo non deve assolutamente mangiare. Il professore si raccomanda. Domattina deve sottoporlo a tutte le analisi. L'intestino deve essere completamente sgombro. Sarà difficile, eccellenza. È giovane, chissà che fame avrà. È un ordine, perbacco! Certo, sì, signore. Farò come dice lei. Adesso posso aiutarla a spogliarsi? No. Finalmente eccoli là. Serenè, guarda che bella tavolata. Ciao, Presto, questi stanno abbuffando. Appunto. Messa. Ehi, voi, non si saluta? Buongiorno. Aspettate. Serenè, sistemati. Aspetta, che ti aggiungi il cappello che sei una schifezza. Come sto? Sto bene? Bene. Avete già mangiato senza di me? Senza di noi. Appunto. Io t'ho chiamato, ho detto pure break, ma non hai sentito. Lavoravi al corpo. Modestamente. Ricordati che i colpi bassi sotto la cintola sono pericolosi. Pericolosi. Mangiamo. Pronto? Pronto? Sei uno? Tu sei uno carombo cazzo. Boh, ci sarà qualche interferenza. Pronto? Sono il barone Egidio Santovenere. Pronto? Inumidirsi le labbra. Pronto, scusi, può ripetere, prego? Sono il barone Egidio Santovenere. Ma questi telefoni. Pronto? C'è il professor Agesilao Federe? Allora, ragazzi, non mi pare che siate molto soddisfatti. Insomma. Diciamo che si presenta come una bella vacanza, bisogna riconoscerlo. E questo è solo l'inizio, aspettate il seguito. In fondo conviene essere ignorante, vai a scuola serale e ti portano pure in vacanza breve, così risparmi pure i soldi delle ferie. La prossima volta ci porti pure sua moglie. E che so scemo, è bello così perché è una vacanza vera, non devi prendere ordine da nessuno, né sul lavoro né a casa. Lei non ha preso il suo aperitivo. Aperiché? Eccolo qua. Che ti succede? Non stai bene? Questo vomita pure l'anima. Che chiave, che merda. Che schifo. Mi scusi, professoressa. Sono desolato. Non mi aspettavo una cosa simile. Anche se non sono dei raffinati. È proprio una chiave. Che schifo. Ma come si fa a mangiare questa musica? Ma vattene, cessa. Io non mangio più.
La capisco benissimo. Meno male, meno male. Che non soffre di inappetenza. Meno male, che schifo. Che schifo. È veramente troppo. Ma dove vai? A fan servizio. Venga anch'io. No, tu no. Ma dove vai, dove vai? A fanculo. Torna presto. A facci, Lucazzo. Dov'è il cesso? Vai in fondo a sinistra. C'è una porta dove c'è scritto gentleman. Ma non farci caso. Entra lo stesso. Buongiorno, desidera? Buongiorno. Mezzo litro di caffè. Mezzo litro? Il signore si sente calmo, eh? Ma giusto, arrivano l'infermiere. Mi raccomando, accogliamola come si deve. Al mio segnale. Signorina, signorina. Pronti? Signori, un po' d'attenzione la mattina quando riassettate le camere. Ma no, io ci sto attenta. Sarà, ma stamattina riassettando una camera avete buttato dalla finestra lenzuola e coperte. Sono cadute sul prato e con questo bel tempo non hanno subito alcun danno. Le lenzuola e le coperte no, ma il malato che stava dentro, sì. Oh, veramente? Sì. L'ordine è stato eseguito. Bene, bene. Partiremo tra... Aman. Fra 11 minuti circa. Provvedi a pagare il conto. Il conto, per favore. Già pronto. Il resto tenga, è per lei. Grazie, arrivederci a presto. Il conto, per favore. Glielo do subito, signore. Ecco a lei. 750.000 lire per una sola notte. Per lei forse, ma non per sua moglie, che è un mese che va e viene senza pagare una lira. 750.000 lire... Signori, siamo giunti sul luogo della prima tappa del nostro viaggio. Era ora. Hai immaginato 6 volte st'isola? No, l'abbiamo solo attraversata da un capo all'altro. Con tutto il rispetto che le porto, barone, non mi sono mai permesso di discutere un suo ordine. Ma questa volta mi sembra superiore alle mie forze. Or dunque osi disubbidire? Giammai, eccellenza. Per tenere digiuno quell'energumeno è stata un'impresa veramente difficile. Tuttavia ci sono riuscito. Ma ora raccogliere i suoi escrementi, le sue... urine. Le analisi sono necessarie. Senza di esse non si potrà fare nulla. Va a monte ogni cosa. Ma eccellenza, ma come fare? Il problema è tuo. Risolvilo. È un ordine. Prego. Allora entro. Vede, in questo letto, in una notte del 1863, ha dormito il generale Garibaldi. Qui. E non avete ancora cambiato le lenzuola? Il pranzo sarà servito alle ore 20 precise. Intanto, se il signore si vuole dare una rinfrescata... No, no, grazie, piuttosto dovrei... Sì, insomma... Capisco. Alle volte ne ho bisogno anch'io. Sì, d'accordo. Insomma, dov'è il cesso? Qui. Qui? Sì, signore. È un oggetto di grande valore storico. In una notte dell'anno Domini 1614, un sovrano di Baviera,
vi depositò i suoi regali escrementi. Minchia! Carlo X1-2. C'era già il totocalcio? Ma no, non sia blasfemo. Carlo XI, due volte qui, evacuò il meglio di se stesso con dignità. La famiglia Santovenere, a memoria di questo grande augusto evento, ha imperitura memoria pose. Minchia, quanto casino per una cagata! Due! Due! Oddio! Mi sono dimenticato di telefonare alla mia mamma! Mannaggia! Uffa, queste mamme! Qui. Viva la faccia di Pinocchio! Pinocchio? Sì! E che c'entra Pinocchio? Che c'entra? Non lo sai? No! Perché vedi, Pinocchio è l'unico che non ha mai avuto una madre. E perché? Geppetto l'ha fatto con una sega. Mamma mia, che volgarità! Che volgarità devo sentire! Senti, tu sei troppo saputello, sì. Sei saputello, sì. Tu. Sai tutto? Sì. Li sai i verbi? Sì. L'italiano lo sai? Sì. Allora dimmi una cosa, dimmi questo tempo. Secondo te che tempo è? Io sono incinta. Tempo presente indicativo. No, preservativo imperfetto. Ti è... E che minchia c'entra? C'entra, c'entra, allora diciamo. Mi sei letto mio. E mo rispondimi, qual è l'uccello che vola più in alto? Qual è, qual è, qual è? L'aquila. Ignorante, è quello dell'astronauta. Chi stai scemo è pure struzzo. No, no, chi stai scemo. Signora, la prego. Ma il barone detesta le scurrilità? Ma io non so sta! Sarà stato forse stufo di noi! Che fate scurrilità? Chi le fa pure forte? Io! Sporcaccio! Io! Che fatto? No, veramente, signora, mi riferivo al suo linguaggio di poco fa, al linguaggio della signora. Ah, signora? Quale signora? A dove sta sta signora? La signora sei tu. Io? Sì. Mamma, volessi pigliare per culo tutto quanto, capo, signora, signora, la prego. Il barone diventa furioso se sente simili parole. E a me che me ne fotte? Ma va a fanculo tuo barone, va. Che? Zitta. Il barone è una personalità. È un pezzo grosso. E che già fa? Non ti conviene. A uno come lui basta una telefonata e ti può fare anche avere la licenza del bar. Veramente? Pronto? Ma tu che dici? E come no? È un padre eterno, è una potenza! Meno male che me l'hai detto, sai che faccio, mo? Me lo lavoro io a modo mio! Bravo! Me lo lavoro! Brava, a modo Pompea. Mio! Già, Lavoro, però! Eccellenza, avete fuoco? Fuoco? Sì, sì. Io non ho! Io sono! E che siete? Il fuoco! Il fuoco della gnosi! Conosci il fuoco della gnosi? Come no? Che la lapicciotta è nata fuori da Domiziana? A Domiziana? Ma chi? Agnese, con le gambe, però ne ha chiamato mamma rossa, Oh, ma no, per favore, ma no! C'è un pensiero che mi fa impazzire. Quale? Domenica. Su, andiamo. Domenica è più forte di me. Ma cosa? Un pensiero che mi fa impazzire. Questa sarà la prima notte che passeremo insieme fuori. Fuori? E perché? C'è umidità? Troveremo pure un albergo dove andare a dormire. E lei pensa a dormire. Io sono divorato dalla passione. Lo sa che non chiudo occhio da 3 notti. Fumo 100 sigarette, bevo 30 caffè, ho la pressione a 300. Ma lei è pazzo? Le viene un colpo apoplettico? Solo lei mi può salvare. Lei deve essere mia. Ma, signor preside... Ah! Ma che preside è preside? Sotto i panni del preside batte il cuore di un uomo che arde di passione. Deve essere mia. Sono sicuro che se scoprissi che se la fa con un altro, finirei per ucciderla. Ma proprio a me lo vieni a raccontare? Se sono neanche 3 mesi che mi hai confidato di averla trovata a letto col postino e non hai detto nemmeno una parola. Che c'entra? Allora eravamo solo fidanzati. A proposito, tuo fratello è davvero una piattola. Non fa che ripetere insistentemente che l'altra sera ci ha visti a letto insieme e che ha intenzione di dirlo a tuo padre. È molto sgradevole, capisci? Perché tuo padre è anche il mio socio. Senti, come posso fare? Forse è meglio che gli dici una parolina tu. Ma no, figurati. Di solito basta dargli 100.000 lire. Insomma, è un ricatto. Eh sì. È bravo il fratellino, è in gamba.
farà molta strada. Nemmeno a carto, io ormai scopo solo a chiacchiere. E ti lamenti tu, io sono 3 anni che vado lì. Ma vabbè, ma questa è una fissazione. La lingua batte. Filippo Maria! Filippo Maria! Comandi eccellenza. Il menù per stasera. Alle ore 20 in punto sarà servito il pranzo composto dal seguente menù. Entremets, consommé, pâté de foie gras, canard à l'orange et per finire, dessert flambé. Ah, faccio cascavale, finalmente non mangiamo che le schifezze delle rosticcerie. Scusate, c'è sta pure la bolla. Veramente abbiamo anatra all'orange. Allora non ho la cosa, ma stipato, grazie. A me piace assai la cosa. Sono lieto, mia cara, di invitarla nel mio palazzo. Grazie, eccellenza, pure a me fa tanto piacere. Riservate alla signora l'ala sinistra del palazzo. Sì, signora, no, eccellenza. No. A me, Agosh, mi raccomando. Sarà fatto. Eccellenza, è per i vini? Rosso, naturalmente. Annata? 68, è ovvio. E di suo gusto, signora? O preferisce un 69? I caffini che hanno fatto sapeva. Ma qua, signori, chi sono due chiave che è merda? Cara signora, ci racconti un po' della sua vita, dei suoi amori. Barone, io ho avuto un grande amore. Ah, mi sì? È andato a monte per un incidente sul lavoro col mio principale. Davvero? Ci racconti. Figuratevi che nel giro di una settimana mi aumenta 3 volte lo stipendio. Uilala. A Natale mi ha regalato 2 pellicce, una più bella dell'altra. Però non sono mai stata la sua amante, mai, mai. Una mattina, all'improvviso, mi ha detto che si era innamorato di me e che voleva portarmi a letto con lui. Io veramente ero molto seccata e poi non volevo andarci perché non mi piaceva. Però sapete, siccome era stato tanto gentile con me e generoso, mi dissi di solito i colleghi mi danno 10.000. Però con lei, che è stato così buono con me, mi accontento di 5.000. Ed è stato a questo punto che un commendatore, sapiate, a rivoltella e se l'è messa qua e si è sparato. Secondo voi perché? Io sono rimasto con questo dubbio. Perché l'ha fatto? Perché? 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 E perché vorrei sapere? Perché? E perché non si deve sparare? Voglio sapere. E perché? È quello che dico anch'io. Dopo aver speso tanti soldi per 5.000 lire. All'animo del pidoccioso, per 5.000 lire. È vero. Per 5.000 lire. Certo. Non vado subito. Non c'è tua madre, dille che siamo fidanzati. Spesso di no. Ma non dire a nessuno che sei incinta, capito? Pronto? Mi senti, mamma? Pronto? Sono io, sono Serenella. Mi senti? Sì, stiamo bene, siamo tutti bene. No, che hai capito? Domani, sì, domani. Ma perché urla tanto la tua amica? All'isola di Vulcano. Sta parlando con la sua mamma che è a Napoli. E non potrebbe usare il telefono? Vulcano. Ma che ne so? Non lo faccio vedere il programma. E poi andiamo a Stromboli. Buono, a me la scorza di limone mi aiuta a digerire. Ma che fai, ignorante? Questo non si beve. Sì, lo so che si e allora come l'hanno mi sa fa qua? Nell'alta società così si usa. Ognuno si lava le proprie posate. Guarda, oi. Una bella notizia. Ecco fatto. 78 anni. Ciao. Ah. Quando strilla il telefono, ma che è sorda tua madre? Veniva la ragazzina che andava da solo. Mi piace. Il bello di queste gite è che siamo tutti insieme. Perché non ti danno niente. Che ne so io. Perché? Sei proprio scemo. Prego. E non guarda. Oh, grazie. È sufficiente? Ancora. Vedo che mangia con gusto. Bene. È bene, bene, bene. A me mi tocca la coscia. Mm.
stallo. Ma perché mai doveva divorziare dopo tanti anni di unione felice? Perché mio marito mi ha dato della cretina. Beh, non mi sembra una ragione plausibile per divorziare, no? Certo che lo è. È andata così. Torno a casa di primo pomeriggio e trovo mio marito a letto fra le braccia della mia cameriera. Io gli domando, ma che cosa vuol dire tutto questo? E lui, ma non lo vedi, cretina? Ha ragione, non doveva darle della cretina. Ha fatto bene a divorziare, proprio bene. Un tanfo. Eh? Mi è capitato un culo. Oh. Mi chiedevo, signora, se potevo più tardi mostrarle la mia collezione di farfalle. Come no? E dove la tenete questa collezione, barone? Zitto, non parlate, che forse ho indovinato dove ce l'avete. In camera vostra. Molto perspicace, anima mia. L'aspetto tra un'ora per un tête-à-tête. Tête-à-tête, boh. Ma che dici? Che resta la cosa su tête a tête? In un ossaccio. Ma tu per precauzione fa dubito, eh? Marone, che ambientaccio, va! Serene, serene, e fai un sorrisino al tuo coniglietto? Ti ho fatto qualche cosa? Ma allora si scema! Ti faccio un bel regalo? Un paio di scarpe, un paio di jeans, una maglietta, una collana! No! Serene, ma che cazzo vuoi? Uno qualunque! Questa sera il concerto è finito. Grazie a te. Ah, che sa da fa per mangiare. Sì, avanti, avanti. Permesso? Sì. Sono io, barone. Ma che piacere. Ecco, mi sono venuta all'appuntamento. Quale immensa emozione!
Posso? Certo, certo. Disturbo? No, assolutamente. Vuole bere qualcosa? Vuoi champagne? No, non ci sono problemi. Lui dorme, non esce. Ma chi? Antonio. C'è stato un qui pro quo. Come parla difficile, barone. Grazie. Piano piano, grazie. E allora, barone, mi fate vedere questa bellissima collezione di farfalle? No, veramente le volevo dire che la collezione di farfalle non c'è. No! No. Se vuole posso farle vedere qualche altro tipo di volatile. Interessante, penso. Sì, come no. Comunque, se mi passa la metafora... Non la saccio, ma ve la passo. Per cui, ecco, bando alle chiacchiere. Sì. La stanza è irriscaldata. Bellina, bellina. L'alcova è morbida e accogliente. Oh, certo. Su, si metta a suo agio. Di lì? Sì. Di lì? Di lì. Grazie. Io, di qui? Sì. Di là. Sì. Di là. Sì. Di là. Qua. Sì. Eccellenza, addostato. E ma che fine ha fatto questo? Addostato. È sparito. Barone, eccellenza, addostato. Eccomi, sto qua, sto qua. Ah, voi state qua, io non l'avevo visto. E ma che facciamo, voi non avete niente sotto l'ombelico in giù. Non ti preoccupare, io sono un figlio di Desate. Scusate, con tutto il rispetto per vostro padre, ma vi ha fatto proprio una schifezza, eh? Io ti inizierò ai piaceri puramente del sadomasochismo. Dimmi, picchiami. Picchiami? Sì. Veramente? Sì. Io lo devo dire. Sì. Picchiami. Sì. Questo è sadismo. Picchiami. Sì, dillo oh, ancora. Santo, picchiami. Sì. Picchiami. Sì, quanto è bello, quanto godo. Picchiami. Sì, sì. Oh, picchiami. Sì. Oh, santo, picchiami. Sì, ancora, questo è sadismo. Però, ma va fanculo. State, fatemi salire. Metti in moto, metti in moto. Io? Non si mette in moto la moto. Come? Allora, dove dobbiamo andare? Se accettiamo noi ci facciamo presto, dobbiamo fare subito. Una passeggiata? Andiamo. Presto. Andiamo. Fa presto, fa presto. Andiamo, andiamo. Professoressa? Per cortesia, la camera del signor preside. Devo dargli una comunicazione importante. Ma le pare? In fondo al corridoio a destra. Ah, grazie. Prego, prego. Dimmelo ancora. Vaffanculo. Dimmelo ancora. Vaffanculo. Dimmelo ancora. Vaffanculo. Come dici vaffanculo tu non lo dice nessuno. Sì, avanti, avanti, avanti. Posso? È permesso? Eccellenza, mi perdoni, ma ho bisogno urgente di parlarle. Se vuoi parlare, parla pure. Non vedi che la signora l'ha iniziata ai piaceri del sadomasochismo? Iniziato, fate che abbiamo iniziato, ma qui non si finisce più. Credo che la signora non dimenticherà mai, mai, una notte come questa. Mai. Ne potete stare certo, mai e poi mai la passerò così. Eccellenza. Ho visto poco fa uscire il vostro uomo con una giovane donna su un incredibile rottame. Il mio uomo? Sì, purtroppo. Vi avevo detto di non perderlo di vista. Lo sapete che senza di lui la mia vita è finita. Azzo, chi sei pur ricchione? Dobbiamo raggiungerlo. Presto, presto, datemi una mano a vestirmi. Prendete l'occhio, il busto, il braccio, la dentiera, le gambe. Non mi scordato il culo. Ah. Ti è scappato? Quando? Sì, sì. Sì. Sì.
Cose da pazzi, professoressa. Adesso mi sentiranno. Ma aspetti, dove sta andando, signor Preside? Lasci sbollire l'ira. Mi dispiace, ma io non posso permettere che... Su, via, sia buono. Sia giusto, in fondo non stanno facendo niente di male. Sono persino bravi. Può darsi, ma che c'entra? Che vuol dire? La disciplina viene prima di tutto. Oh. Andiamo, signor Preside, sia clemente in un giorno come questo. Che giorno è, San Clemente? No, volevo dire sia buono, dolce. Sì, ha ragione, se non ci fosse lei, la mia bella, buona professoressa Tarantini. Il mio nome, aveva promesso di chiamarmi Domenica. Io l'ho chiamata Domenica, ma era sempre occupata. No, il mio nome di battesimo è Domenica. Oh, aspetti, ma lei è un bruto. Sì, sono un bruto, ma è più forte di me. Ma è un mostro. Lei è troppo provocante, no, sì, sono allupato. Va, Lei approfitta di me. Eccomi qua, barone. Venga su, l'aiuto a scendere. Sì, per favore. Mi dia le stampelle. Ecco, prendi. Attenzione a non fare mosse false. Sì, con certo, calma. Certo. Ecco qua, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta. Ecco, ora può andare, sia tranquillo. La devo annunciare? No, ci penso io. Sono il barone Egidio Capece Santovenere. Guaiù, inumidirsi le labbra. Vuol ripetere, prego? Sono venuto per incontrarmi con il professor Federe. Facci Lucas. Sono il barone Egidio Capece Santovenere. Inumidirsi le labbra. Siendasi. Come chiappe mica male, aiuto. E poi pazzi siamo noi. Avanti, ma dimmi se è un culo da buttare nella moneta. Ma che sono questi cosi, carnevale, che sono? Ma qua cosa, questi sono sarcofagi dove conserviamo i pazzi che facciamo noi, i cosiddetti pazzi bio. Oh. Ehi, oh! Ma che sei pazzo? Perché? Ma che fa, signor Presidente? Quella è uno che è fissata che è uno zoom. E te l'ho detto che a quest'ora non deve uscire. Ma vai sotto, vai. Fatti la tarisata, bacciani. Basta, a carnevale, carnevale, andiamo. Quello non dovevo uscire da preoccuparsi. Andiamo. Alumella, zombe vola, palumella, zombe vola. Barone, e questo è il giardino di ricreazione. Ah, oh, un posto veramente tranquillo. Tranquillissimo. Allora, mia sorella. Nureyev! Nureyev! C'è anche Nureyev. Carnevale, fai Nureyev. Io ho già fatto Nureyev. Dottor, mi sono scucciata l'ultima volta, ma... Nureyev! Babbo Nureyev. Ma la gente è morta. E uno, e due, e... Oi. Shang-Chi. Ecco, facciamo ciò Shang-Chi, a così... E mo si sbaglio, io. Ecco, e mo si ingazza, ma lo faccio vedere. Altro pesce a cane. Un pesce a cane. No. Mannaggia, è gita pure. Basta. Sì. Me ne vado da Barishnikov. Avete sentito, però, se ne va un barango. Allora ci andiamo a prendere il caffè. Sì, buona idea. Caffè anche per voi, ancora tre caffè, siamo arrivati con il barone. Venga, venga, da questa parte. Ma allora, in pratica, questo è un luogo aperto. I malati entrano ed escono a loro piacimento. Sì, sì, certamente. Hanno solo l'obbligo della puntualità per i pasti serali e per il rientro. Ma ci sono anche quelli che cenano fuori? Beh, quelli naturalmente pagano mezza pensione. Ma come? Li fate pagare? Paga lo Stato, naturalmente. Anche perché è sempre più difficile distinguere i sani da quelli matti. In tutti noi c'è sicuramente almeno una leggera venatura di follia.
Questo è provato scientificamente e statisticamente. E poi basta pensare al ministro della sanità. Solo un pazzo poteva inventare una riforma sanitaria come quella attuale. E adesso il professore vi mostrerà le modernissime apparecchiature di cui è dotata la clinica. Noi qui siamo all'avanguardia. Dove lo dobbiamo portare a questo? Questo? Portatelo nella fossa degli agitati! Bello, su! Vieni. Certo che ci vuole una vocazione per fare gli infermieri, Quelli non sono infermieri! No! Quelli sono degenti! E quell'altro lì, quell'altro pazzo furioso, chi è? Pazzo furioso? No! È un discendente di Maciste! Bene. Venga, venga, signor preside, venga che le faccio vedere. Ecco, ecco, qui ci sono i matti. I matti? Come? Questa è la fossa degli agitati. Vuole che le faccia un esempio? Ehi tu! Vieni qua, vieni, vieni! Ah, dimmi un po', perché tu non lavori? Faticato! Ma io sono matto! Beh, non è questo un buon motivo, anche gli altri sono matti, eppure lavorano! Sì, ma io sono matto, mica scemo! Capito? Uè, proprio io voglio sapere dove è andato a finire lo zombie. Oh! E che ne sa, ci lasci mi sento un sarcofago. E nel sarcofago non ci sta. Non ci sta più? No. E che fine ha fatto sto zombie? Sarà zombato via, che ne so, io non ho tempo da perdere. Io casco dal sonno, ma mi metto a cercare lo zombie, io non ho chiuso occhio tutta la notte. È vero, dottore, mi vedo proprio emaciato. Io ho mangiato, ma tengo ancora su. No, pallido, pallido. Prova a passare una notte in bianco e per colpa di chi ti paghi amore in tuo cane. Pagialone. Eh sì, il tuo cane te lo devi tenere tu. Il cane è tuo e viene a dormire sotto la finestra dell'infermeria. Ma il pagialone viene, che c'è? È vero, tutta la notte si è messa là e sai che faceva? La trava. Eh? La trava. O cane? Abbaiamo! La trava. E tutta la notte bau! 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 Senti, tu mi devi scusare, però che io non ce l'ho già fatta più. Sono sceso a un certo punto, ci ho ficcata una mano in bocca a Pagialone. A Pagialone? E a Pagialone, gli ho preso una mia. La lingua! E gli ho tirato, gli ho sberzato, ho rovesciato tutto Pagialone. E pa, ho buttato via. Ma vabbè, se Pagialone buttato laggiù, che faceva? E che doveva fare? Abbaiamo! Abbaiamo, e che faceva? Bua, 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 bua. C'è ancora parecchio? Beh, sì, direi. Professore, i risultati delle urine me li hanno appena dati in laboratorio. Sì. Ma come? Sono questi? Sono solo i primi. Entro un'ora li avremo tutti. Fra poco faremo i prelievi di sangue e le radiografie. Fie, fie. Ecco, vedi, sin dalle risultanze di questi controlli preliminari già si intravede. Ma gli altri dove sono andati? Non lo so, le faccio cercare. Adesso ci vado io a cercarli. Va bene, vai, bravo, bravo, vai, vai. Eccolo, carità. Che sono un bebetto, l'ho fatto. Fermo, dove vai? Che siete, lasciatemi stare! Sono qui. D'altra parte, caro barone, se non gli diamo queste possibilità di svago. Professore, professore, presto un sistema per far passare singhiozzo, per favore, se sbrighi. Carnale, subito. Ma che fa, mi via schiaffi? Beh, hai visto? Hai visto che ti è passato? Ma mica ce l'ho io il singhiozzo. Ecco qua. Ora anch'io tengo singhiozzo. E chi ce l'ha? Ma ora ce l'hanno nessuno dei due. Ma forse ce l'hanno tutte e due. Piano. E chi ce l'ha? E chi ce l'ha? Voi vedete un po', vedete pure che se vedete. Deve sapere, mio caro barone, che qui succedono cose pazze. Mo capisco, mo capisco. Avanti, 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 veloci, 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 avanti, avanti, su. Che vuoi tu? Che dici? Che dici? Chi è? A chi la facciamo sta radiografia? Dottore, ma l'ha visto chi è? Chi è? È lui, e me lo dici mo, e poi pure col cappello, ma che siamo a teatro, sopra, su, veloce, dai, 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 hop, hop, hop.
Bravo, bravo, bravo! Un tacci da che ti do un cazzotto in testa! Ecco qua! Tu Bonifacio, vai in regia, regia! Zitta che ti do un cazzotto in testa! Stia fermo, non respiri! Lei mi può morire! Stampamene due! Stia buono! Bonifacio, stampami due di queste! Buono! Ecco! Ecco, piano che ci siamo, ecco, guarda. Questa è buona. E secondo me questa è una radiografia. Questa non è una radiografia. A me non partecipa, a me non sorride, a me fa solo no. Non facciano. Sia tranquillo, non si muova, così. Sorride. Ah, Bonifacio, stampamene un'altra. Così. Ah, mo sì che va bene. Ma mi dica la verità, mai avuto una radiografia come questa? No, è per forza. Ma lo sa che non è proprio fotoigienico? Come no? Sì, 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 sì. Non c'è alcun dubbio. Fotoigienico. 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 Sono pronte? Pronte le analisi? Le radiografie, carnevale. Ah, che bello. Ma mi dia, mi dia. Ah, sì, 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 radiografie. Tutto a posto? Ah, perfetto, assolutamente integro e sano. Opereremo tra un'ora. Prima, prima. Signorina? Signorina? Sì, professore. Signorina, prepari la sala operatoria. Opereremo tra un'ora. Un'ora? Bene, professore. Un'ora, vada, vada, Plasma! Ho bisogno di tanto plasma! Professore, ho un'idea. Vi mando un paziente della camera 24. Perché? Quello c'è un'asma cronica proprio per... Plasma! Non asma! Sì, opereremo sì. Tra un'ora. Senti, mi sono ricordato proprio adesso di avere un appuntamento con il padre generale della Compagnia di Gesù. No, amico, non è il caso di perdere la testa. Appunto, cerchiamo di ragionare, non precipitiamo le cose. È tutto deciso, tra un'ora col laser ti scopercerò il cranio. Barò, tra un'ora va a rapa a capa, vi scoperchio il cranio, tra un'ora. Esegui il piano per costringerlo a fare il mio gioco, avanti. Mi scusi, professore, ma la clinica è di sua proprietà? No, no. Che ne diresti se te la regalassi? Hai voglia di scherzare? Tenga. Qualunque cifra! Che rigidio. Ora sei nelle mie mani. Non devi aver paura. Paura? Un capece santo venere non sa che cosa sia la paura. Mamma mia, che paura! Un Raffaello, tre Canaletto, otto Picasso, se mi lasciate andare via, è tutto vostro! Niente da fare, mi dispiace, barone, ma io sono una persona incorruttibile. Io sono fedele a gran fedele. Ma io conosco persone molto più importanti. Signor barone, ma voi lo conoscete pure a Berlusconi? Come no, è tutte le sere a cena a casa mia. Quello dei miei antenni? Amico mio! Madonna, Berlusconi! Sì. Ma non esiste, è di carne pure pure. Certamente. Signor, sì. Ma lo vi prego, fatemelo incontrare, fatemelo solo toccare. Va bene. Promesso. Va bene. Promesso. Fatemi baciare la mano. Sì. Signor Barò. E meglio. Senta, non è il caso, non signor è il caso. Signor non è... State nelle mie mani. Che è che mi preoccupa a me? Agito, state fermo, non ti muovere, non ti agitare. Stai calmo, stai buono. Stai fermo, fermo e non ti muovere, non ti muovere. Facciamo inventare degli effetti personali. Bonifacio, pronti? Punta, scrivi. Tre palline colorate, dicesi tre. Cinque bustine, figurine di calciatori, scrivi. Un profilattico, aspetta. Lo sapevo, un profilattico usato. Hai scritto? Scrivi. Un'immaginina di San Gennaro. Scrivi, statta ferma. Scrivi, statta ferma. Quattro cioccolatini. Hai scritto? Cancello. Questi ce li mangiamo noi. Stai ferma, ti do un cazzottone in testa. Ti faccio... Professore. Professore, ora piamo a zero? No!
Nuovo metodo di toro seduto. Si può scoperchiare un cranio anche senza rapparlo. Tra poco mi ringrazierai, mio giovane sciocco amico. Sì, perché tu ora hai un quoziente sotto zero. Meno tre, come Prodano. Ma al tuo risveglio mi ringrazierai, sciocco amico. E mandate fuori quel gatto. Oggi non si opera di appendicite. E per un'anestesia? Sistema? Giovedì maggio. Subito, professore. Io sono preoccupata per Pierino. Per caso hai visto Carletti? No, io è parecchio che non lo vedo. Ma dove sarà andato? Ma allora questo è proprio scemo. È scemo, 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 scemo. No, io ci rinuncio a capirlo. Meglio lasciarlo perdere. È meglio, per soldi. E poi che ci possiamo fare? Ehi, questo casino qua lo possono scambiare per un matto, lo operano, fanno diventare uno zombie. Ma allora lasciamosi tu, si chino già è uno zombie. Arman, un bicchiere di sangue. Come lo vuole? Liscio lo voglio. Che figura. Che cafone. Scusate, signor barman, un bicchiere di sangue. Come lo vuole? Gruppo B. Oh, gruppo B, il signore sì che se ne intende. Ah, ecco qua. Ah. Scusi un attimo. Prego. Io sono il preside. Il preside? Oh. Eh sì, il preside, Adelmo Gerometti, professore di italiano. E che posso fare per lei? Beh, vediamo un po'. Mi faccia un passato di pomodoro. Un passato di pomodoro? Questo lo so. Io pomodorai, tu pomodorasti e io pomodorò. Oddio, che gabbia di matti. Questo è proprio un manicomio. Ma perché? Non si dice io pomodorai, tu pomodorasti, io pomodorò. Boh. Sì, siamo stati proprio laggiù prima. Signor Preside, signor Preside, una disgrazia terribile, oh che disastro. Che è successo? Signor Preside, la fatalità, l'imprevisto, il barone Gidio e un suo allievo sono rimasti vittime di una disgrazia. Una disgrazia? Ma di quale allievo si tratta? Ma Pierino! Pierino, Pierino mio, Pierino Carletti, che disgrazia è successa? Che disgrazia? L'ascensore non c'è. L'ascensore non c'è? Ma che dice? Si spieghi. L'ascensore era troppo pericoloso per gli ammalati. Ci giocavano tutto il giorno, e su e giù, giù e su. Eccoci alla fine, abbiamo dovuto levarlo. Vabbè, e allora? E allora, tutto questo il barone non lo sapeva, ha aperto la porta ed è entrato. E Pierino? Pierino, era con lui, a braccetto, stavano al quinto piano. Oh, mamma mia! E adesso? E adesso? Stanno al primo piano, sala operatoria, reparto B. Oh, povero barone, che non ci teneva niente. Niente. Né cosce, né gambe, né braccia, né occhi, né denti. E mo? Infatti, gli infermieri volevano buttarlo via. Meno male che sono arrivato in tempo, ma posso ancora salvarlo? Ma devo operarlo subito. Facciamo immediatamente, ma mi serve il suo consenso. Per il barone? E che c'entro io? Ma no, per il suo allievo. In questo momento Carletti è sotto la sua responsabilità. È un minore. Telefoniamo subito, c'è il telefono dei genitori, gli danno subito il permesso. Ma fate in fretta, io devo operare subito, altrimenti avanti, sarà cerchiamo un telefono, tardi. Gli telefono subito. Bravo, io nel corridoio ho visto un telefono. Nel corridoio, sì, andiamo, corri, andate. Veloci, veloci, telefonate, presto, presto. 6-1-6-1-5-3. Pronto? Parlo con il 616153? Come ha detto? 616153. 61 stronzo, non ne ha indovinato uno. C'è un contatto, è un riproviamo. Un contatto. Pronto? Casa Carletti? Come? Casa Carletti? No, qui è Casa Carletti. Appunto. Vorrei parlare con qualcuno della famiglia. Come? Ma con che parlo? Qui è il manicomio del professor Federe. Ma vaffanculo! Telefoniamo da un altro apparecchio. Ma no, rinunciamoci. Non possiamo dare una notizia così delicata strillando al telefono, preside. Facciamogli un telegramma. Giusto, telegramma. Buona idea. Ecco qua, tanto a voi non servono più, che se ne fa, ecco. Venga.
Ah, benissimo, professore, le pastiglie sono favolose, mi sento una bellezza. Cille, la tua, la sua! Ah, la sua, scusate, professore, ecco, vediamo. Meno male che ho controllato, meno male, ci avevo orologi dietro. Ecco. Pronto? Sì? Qui camera mortuaria. Qui camera operatoria. Signora baronessa, presente i miei omaggi, anche da parte del professore, poi dopo... Sì, è qui, è qui. È mamma, mamma, è mamma. Quanto è bello, mamma, quanto è bello. Voglio salutare per l'ultima volta. Fatela, ciao con la mano. Ciao, mamma, ciao, ciao. E mamma. Arrivederci, stia bene, forse ce la fa, mamma. Non si preoccupi. Carnevale, ma ti sembra questo il momento? Questa è un'epidemia di dissenteria. Professore, se permettete, dissento anch'io. Datemi un accesso. Un attimo di pazienza. Sei nelle mie mani. E so doia. Ma posso pure contento. Dunque, il testo è questo. Pierino gravissimo, urge vostra presenza. No, no, ma che diavolo, Pierino gravissimo, penseranno che è morto. Sì, è vero, forse è un po' troppo brutale. Brutale, sì, cerchiamo di mitigare. Mitighiamo, mitighiamo. Pierino grave. Preside, la stessa cosa, o grave o gravissimo, li fate morire lo stesso a quelli là a casa. Proviamo così. Pierino non sta bene, venite subito. Preside, scusate, questa è una presa in giro. Inizia è giusto, Pierino non sta bene, ma poi quella vostra ultima intimidazione, venite subito, annulla quel Pierino non sta bene. D'altra parte, quello che serve è la loro presenza qui. Non possiamo telegrafare Pierino non sta bene, restate dove siete. Ecco. Ah, e se invece di Pierino gravissimo telegrafassimo Pasquale gravissimo, venite subito? Ma è Pierino che sta male, che c'entra sto Pasquale? Ecco, vedi, così non si allarmerebbero, no? Mamma mia, ma che gli importa allora? A quelli non se ne fregano niente, non lo conoscono a Pasquale. Che ne sanno che è Pasquale? Faccio per dire, è un nome qualsiasi. Ah, ma che serve telegrafare che sta male uno sconosciuto? D'accordo, e allora invertiamo le parti. Si dice che loro sono gravissimi e Pierino parte subito. Ma lei è proprio un ingenuo. E crede che una persona si allarmerebbe di meno sapendo di essere gravissima lei stessa invece che un terzo sia pure un congiunto molto caro? E poi comunicandoglielo con un telegramma gli facciamo vedere un accidenti, eh? Oh, beh, insomma, io ho deciso. Io scrivo così. Pierino, ultimamente, non muovetevi. Se vogliono capire, capiscono. E se no, Che sta non è una banda matta, che sta una banda scema. Carnevale? Sì, professore. Hai controllato la pressione? Perfetto, professore. Quant'è? 1,8 davanti, 1,9 dietro, a pieno carico. E la temperatura? La temperatura diciamo sono 2 gradi in più, però la temperatura, professore, 2 in più. Salito? Salito, ecco, un alito un po' pesante, però buona maschera. Bene, bene. E l'altro? Ma professore, questa è una cosa bellissima. Queste qua sono cose, nebbia in Vappadana, venti nord, nord-ovest, mari leggermente mossi, in prete sta fuori, professore. Non si sa mai. E quindi, cos'altro posso fare? Una sega! Professore, questo proprio da voi non me l'aspettavo. Imbecille! Una sega metallica! Devo aprire il cranio! Dovete aprire il cranio! Subito, professore! Eccovi servito! Oddio, non è proprio un ultimo grido in fatto di strumenti chirurgici, ma è di quelle da volta, fatte a mano, una di quelle bravi mani di Napoli, professore, nel suo genere è uno Stradivari. Perdere l'amore. Ma tu fai gli sto nervoso, che vuoi? E vedete calmare l'amore.
nutre una fiducia illimitata nel professor Federe. È proprio uno scemo, barone. Signorina, ma moderi i termini. Bisturi. Sì, sì, bisturi. Laser. Ecco, sì, pettine. Pettine, pettine. Il ecco pettine qua. Per me. Ah, sì, sì, ormai esatto, dovresti sapere. Ecco qua. Forbici. Forbici, 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 ecco. No, ma per me, non per me, ah, le no, forbici. Non per voi, no. Ma è mai possibile. Ecco fatto. Ecco fatto. Mo, che vuoi da te? Forbici di divaricatore. Sì, divaricatore. Divaricatore. E so due. Divaricatore. E so tre. Ma tre divaricatori. E professore, ho preso l'offerta speciale. Le pinze. Le pinze, via, lo sta le pinze. Dove sai? Le pinze, presto. Ecco. Questo, non è questa no, la pinza, no! No, ma non questa pinza! Nemmeno questo, qua, ecco! Ecco, questa è la pinza! Ma pinza un po'! Oh, oh. Idroterapia! Idroterapia, idroterapia, ecco qua, idroterapia! Ma che cazzo succede? Aspetta, un tampone! Eh? Un tampone! Tampone, un tampone! Tampone. Ah, sì, sì! Oh. Tampone per me! Ah, sì, sì, ecco qua. Ma non vedi per tamponarmi? Ah, sì, tampone, vende! Adesso vende sempre vende! Fortissimamente vende! Vende! Chiodi come vende! Ma non... Garza come pinza! Vende, idroterapia! Idroterapia! Ecco qua, idroterapia! Ma che fai, idroterapia? Ma la mia gita è morta! Che è successo? Questo è del barone Giglio. Sì. Massima attenzione. Mi raccomando, subito sotto soluzione fisiologica. Sì, professore. Attenzione. Perdere l'amore. Madonna santa. E che fine ha fatto? E mo io sento, professore. Affuggio d'un cane, ma le mie gite è morto. E mo che faccio? Ma te faccio vedere io, mo. Ma che me ne fotti sulla porta? S'arrangio! Eccoli, eccoli! Professore, mi dica com'è andata? La scienza ha trionfato ancora una volta! Mia giovane amica, l'operazione è riuscita perfettamente. Bene, professore, come sono contenta. Per dirla, come dice un mio grande amico, allegria! Allegria! Ma tu guarda il Padre Eterno, proprio adesso che c'era capitato questa situazione veramente ideale, era la soluzione giusta e invece no, signore. A chi lo dici? Aver compagno al dul scema la pena. Dici bene tu, parone. Sembrava proprio che avessimo trovato una soluzione a tutte invece. Mo ricomincia la solita vita da cani. Chi da cani e chi da gatti, amico mio, se la vi. Cazzo se la vi. Me ne fotto io che se la vi. Ma con chi sto parlando? Ma che aria del manicomio fosse contagiosa? Ma io mi sento disturbato. Ma io sto parlando con un gatto. Non vi sorprendete, mio ingenuo amico. A volte anche i gatti parlano. Ma pure i gatti parlano. Madonna!
Ciao! Vedo tu, ma che state facendo? Che sto facendo? E tu non dovresti sapere, Procò. Io sto cercando ancora con zombie, vorrei sapere dove è andato. E avete provato a scavare qua, avete visto bene? Io ho scavato. Qua. Dappertutto, qua. No, ma dicevo più in profondità. Sotto ho fatto un buco così e non ci sta. E per forza. E perché? È perché lo zombie è uscito. E mo, mo dici, dopo che ho scavato tutto il giardino, però, ma tu sei scemo, e dove è andato? C'ha girato il chiave la lambretta, è andato a comprare sigarette. Oh, zombie. Ma tu non sai che qua rischiamo che tu perdi il posto? E che c'è fatto? Qua rischiamo che... rischiate tutti e due di perdere il posto. Se non mi dite subito cos'è questa cagnara. Dio, ma va. Diteglielo voi. No, diteglielo. Qualcuno si decide a dirmelo. Però, professore... Cosa è successo? Professore, è stato fatto in guaio. Che guai? Gennaro lo zombie è uscito perché lui ha dato le chiavi di una lambretta. Gennaro lo zombie è uscito in lambretta. È uscito là. È andato a comprare le sigarette e poi... Le sigarette? Le sigarette? Scusate, abbiate pazienza, ma quello senza sigarette... Si sente morì. Proto, lo zombie si sente morì. E beh, non se mi è piaciuto assai, è bello. Dite un po' a voi due. Dove è andato Gennaro lo zombie? A comprare le sigarette. Qua vicino. Ah, in lambretta. In lambretta. In lambretta. Bravo. Bravo, e se lo ferma la stradale? E che ci importa? Che ci importa a noi? Perché? Che fa? E come fa? Come fa? Ma perché? Ha lasciato qua di nuovo i documenti. Guardate. Senti, facciamo a metà. Fiff, di 50 a me e 50 a te. No, bello. A me mi devi dare il 90%. Ma che scherziamo. Gli spot dei cioccolatini li realizzo io. Non se ne parla nemmeno. Il contratto Cotturati e Sciolti è mio. Che fa? Attaccato all'accesso il contratto. Ma chi se fosse montata a capo? La bomba pubblicitaria sono io. Non è mai esistito un gatto che parla. Ci vorranno in tutte le TV, in America, in Russia, in Cina, a San Marino. Con la mia intelligenza sborseranno fior di miliardi. Ma tu che ci fai quei soldi? Ti basta un chilo di trippa al giorno. Intanto chiamami barone. Quello che faccio con i soldi sono affari miei. Affari vostri e... E poi con la tua intelligenza non lo capiresti mai. Ha ragione il nostro amico gatto. I cioccolatini turati e sciolti sono un lassativo, è vero. Ma che lassativo? Illuminano la mente, chiarificano il pensiero e rinvigoriscono l'intelletto. Sarà, ma a me mi hanno fatto sempre e solo cacà. E questo mi basta. E che me ne fotto dell'intelletto? Non lo riconosco più. Non è più il mio barone, non è la stessa persona. Neanche la puzza è più la stessa. E come sta adesso, Pierino? Ah, professoressa mia, me l'hanno affatturato. Non lo riconosco più, povero figlio. Ma che te stai a desperare? Scemo era, scemo è rimasto. Anzi, se devo dirvi la verità, a me mi pare che sia migliorato assai. Ah, questo poi? Perlomeno più allegro, certo. E più vivace. Vero. Sì, ma io non lo posso guardare, è diventato tutto peloso. Sono cose che succedono con l'età. Quando un ragazzo cresce è normale, diventa peloso. Sì, ma gli è diventato anche tutto il culetto rosso. Ma dov'è Pierino? Lo posso vedere? Gli ho portato un po' di nocciolini. Glielo faccio vedere, venga. Grazie. Questa disgrazia proprio a me doveva capitare. Guardi com'è ridotto, povero figlio mio. Pierino, come stai oggi? A scuola tutti mi chiedono di te, vogliono sapere quando potrai tornare. Dai, vieni giù, bello, vieni a mangiare le noccioline, ne vuoi? Dai, coraggio, guarda che belle noccioline, scendi a prendere le noccioline. Gesù, Giuseppe, Sant'Anna e Maria, ma se deve rimanere così, portatelo via!